Il veicolo è dotato di una paratia girevole e di un sedile passeggero reclinabile. In questo modo è possibile inserire oggetti lunghi tra la parte posteriore dell'area di carico e il cruscotto. In primo luogo è essenziale disattivare gli airbag passeggero. Per eseguire questa operazione, il veicolo deve essere fermo con il contatto disinserito e la serratura in posizione off. Per spostare la paratia è necessario reclinare il sedile passeggero. In primo luogo, assicurarsi che non vi siano oggetti che impediscano lo spostamento del sedile. Abbassare il poggiatesta, quindi spostare il sedile completamente indietro. Tenendo lo schienale dall'alto, azionare questa leva per reclinare completamente lo schienale, quindi spostare questo comando verso l'alto. È possibile, quindi, sollevare la seduta del sedile in posizione verticale, assicurarsi che sia bloccata. A questo punto è possibile ripiegare una sezione della paratia girevole. Sollevare questo arresto per sbloccare la paratia, ripiegarla di 90 gradi, quindi bloccarla di nuovo con questo arresto. Eseguire l'operazione inversa per riposizionare la paratia e ricordare di bloccarla in posizione con l'arresto. Per riposizionare il sedile, spingere il comando verso il basso e riposizionare la seduta del sedile. Infine, azionare questa leva per sollevare lo schienale. Assicurarsi di riattivare gli airbag per proteggere tutti i passeggeri. Con il veicolo fermo e il contatto disinserito, posizionare la serratura su ON.